fino a Buenos Aires, dove c'è anche in quel caso il club locale, anche lì immaginiamo sia scoppiata la festa. Questa è Napoli, cerchiamo di capire se c'è modo per parlare anche con gli amici di Buenos Aires. No, niente da fare, è caduta la linea con Buenos Aires, ci sarà modo per tornare dopo. Gianfranco, stavamo dicendo una delle immagini bellissime che tu torni a commentare a distanza di oltre 30 anni. Sì, poi il destino di chi vince lo scudetto a Napoli è quello di essere campione per sempre. Non è come capita in altre squadre, vedete che non voglio fare accoglienza, tu non hai vinto lo scudetto, gli altri tutti destinati ad essere campioni per sempre. Il Napoli ha dominato dal ritiro di Di Maro ad oggi una cavalcata trionfale dal Trentino alla sua casa, veramente uno spettacolo tecnico-tattico, pescato da alcuni calciatori che sembravano dimenticati, il portiere Meretto, sempre sotto osservazione, nel giro azzurro della nazionale sempre. L'esplosione di Kvaratskhelia, l'esplosione di Osimhen, la conferma a certi livelli molto alti di Zielinski e il ruolo di Lobotka da grassottello, inventato metodista quasi all'antica maniera, anche sa una forza della natura, un coreano al posto di Koulibaly, di cui nessuno si ricorda, sembrava una bestemmia, invece un coreano che è tra le grandissime sorprese del campionato in difesa, Di Lorenzo, un capitano anche azzurro in chiave nazionale di grande qualità. Quindi nel complesso 16 giocatori con qualche supporto che hanno gestito una pressione enorme, dando spettacolo e meritando chiaramente ampiamente, al di là del dato aritmetico, il titolo di colore. Guardate quante belle immagini, scene di giubilo. Andrea Caruso, quartieri spagnoli, veniamo da te. Le avete già viste quando abbiamo messo in onda i quattro schermi, fuochi d'artificio hanno illuminato la notte di festa qui ai quartieri spagnoli. Soltanto adesso si riesce a vedere di nuovo la sagoma di Maradona qui al Largo degli Artisti, perché fino a poco fa il fumo che partiva dalla piazza, dai fumogeni, impediva totalmente la vista della sagoma di Maradona. Vi facciamo sentire i cori. Una grande festa che è partita non solo nello slargo ma anche nei vicoli che fanno da perimetro alla piazza che oramai porta il nome di Diego Armando Maradona. Ma noi andiamo anche sui balconi, vi facciamo vedere la gioia dei tifosi, di chi ha anche il volto quasi velato dalle lacrime, perché ha atteso 33 anni per poter vivere di nuovo un momento come questo. E sono immagini quelle che ci regalano i dettagli della nostra telecamera di fronte alle quali